Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vedete qui dallo sfondo, oggi un mega scopriamo le creazioni in colla a caldo, che era da una vita che non facevo, perché in effetti non avevo più molte idee su come realizzarle. Se ne sta già scollando, vabbè. E come potete vedere mi manca un'unghia perché se ne è saltata. Vabbè sì, tanto me le faccio da sola, quindi anche se è saltata via non fa nulla, per Natale è già abbastanza che mantenuta. Questo scopriamo le creazioni in colla a caldo è particolare perché è stato realizzato con la colla a caldo bellissima che mi ha regalato mio cognato, che se non avete visto il video dei regali che ho ricevuto a Natale vi lascio qui nel pallino quel video appunto, e quindi mi ha regalato delle varie ricariche per la colla a caldo glitterate e anche queste qui colorate, che sono molto difficili da trovare, e io ci tengo particolarmente a ringraziarlo di nuovo perché appunto mi ha fatto questo regalo inaspettato e bellissimo, e poi gli ho promesso che gli metto una foto, e quindi adesso da qualche parte comparirà una foto tra mia e sua. Così vi presento mio cognato. E quindi niente, possiamo partire. Io direi di partire subito da questo perché già si sta scollando, quindi partiamo subito bene. Si è già staccato ed è questo qua, meraviglia. E vabbè, diciamo che lo stampo non è dei migliori, perché non so se potete notare, però guardate, dà l'effetto, oddio, non è che mi dispiace tantissimo, dà l'effetto bombato. Allora, fotocamera, non iniziamo a litigare, devi mettere a fuoco. Ok, molto carino. Poi, già che c'è questa, vediamo questa qua. Oh, che carino! Che bello! È troppo carina! La rennina, molto bella. Poi, vediamo le zampine. Allora, questa con una colla un po' così, per scaricare la colla più che altro. Oh, meraviglia, ma è stupenda. C'era un po' di colla trasparente e un po' di colla nera, infatti se vedete qua, quindi ha dato questo effetto un pochino tipo marmo. E poi tutte quante le zampine sono colorate con i brillantini viola, carinissimo, bellissimo. E poi già che vediamo pure questa. No, lo smalto, già ho visto ragazzi. No, lo smalto non è venuto via completamente. Peccato. In effetti questi due colori stanno una meraviglia, solo che devo ripassare lo smalto. Ragazzi, questa colla a caldo così colorata è spettacolare. Cioè non sembra neanche, non sembra neanche colla a caldo. Cioè se io rifinisco qua dietro, non sembra nulla. Io queste creazioni, poi non so se ve l'ho detto, durante i mercatini tipo faccio una specie di riffa in un cestino, metto tipo pesca creativa, con un euro poi pescano queste sorprese che sono incartate e i bimbi le scartano, è molto carina come cosa. Poi questa è colla di scarto perché dovevo svuotare la pistola, in effetti un fail gigante, è orribile. E mi dispiace perché ho sprecato tutta quella colla a caldo, però non ci siamo proprio. Poi vabbè, già che abbiamo questo, usiamo questo. Quindi, vediamo questo. Che carino! Oddio, è un po' bassina, però si può sempre rimediare. Ed è praticamente una tazza con cioccolata calda e i marshmallow. Questa è la colla glitterata argento. Oddio, che è successo qui? Oh mio Dio, che gigante fail! Oddio! Si è infossato lo sticker. Oh mamma mia, che brutto. No, è uscito malissimo ragazzi, bruttissimo. Quindi non oso immaginare questo, che è più o meno sullo stesso stile. Sì ragazzi, no, peccato. Qui è successa quasi la stessa cosa, lo sticker si è inabissato e quindi si è spostato anche un po' le stelline che avevo messo. Mi dispiace, era carinissima. Queste creazioni per adesso non ci siamo. Ah, finalmente. Questa è bellina. Con i tre cupcake. Sono due cupcake, anzi, e un gelato. E con i cuoricini. Oddio, si sono un pochino girati, però non fa niente. Anche questa è sottile, però le preferisco così. Quelle troppo grosse mi danno fastidio. E diciamo che è carina, magari forse uno sfondo diverso, però ci può stare. Allora, vediamo questo. Che carino! Questo è bellissimo!
No, vabbè. Bello. Questo è veramente carino. Poi, questa specie di girella, che non si capisce niente, perché ovviamente la colla calda non entra negli spazietti, quindi no. Poi, il bicchiere sta già venendo fuori. Il bicchiere è carino, però non è che si capiscano molto i dettagli, quindi no, bocciato. Poi sapevo già che si è iniziato, non si sono tirati due tutti e due, sapevo già che sarebbe uno schifo, però comunque ho voluto provare lo stesso. Allora, questo è il bicchiere con sopra il gelato, credo, e non si capisce nulla. Forse questo si capisce un po' di più. E poi volevo tipo tingere la parte di qua di rosso e lasciare solamente la buccia verde. Questa è uscita carina. E poi abbiamo il gelatino, che credo non si capisca nulla. In effetti non si capisce niente, infatti non si vede assolutamente nulla. E l'altro ghiacciolino, che anche di questo non si capisce niente. Addirittura non è uscito neanche lo stecco, quindi no, cioè direi proprio no, non ci siamo proprio. Ok, questi non si usano con la colla a caldo. Poi vediamo queste altre due. Questi sono dei Minion, ovviamente con la colla a caldo glitterata dorata, che potevano usare sono i Minion, che io adoro. Quelle sono due altre creazioni resina che vedremo la prossima volta. Oh mio Dio, oddio, bellissimo, è fenomenale, bellissimo. Questo è uscito stupendo. Ah, finalmente, sono contenta, almeno qualche cosa di positivo c'è. E questo anche, no vabbè, mi prego, sono bellissimi. Poi altro stampo con i gufetti. Sì, non è che non mette a fuoco, è che non si capisce. Un tubo, perché ci sono i brillantini. Sì, ci sono i brillantini e quindi non si capisce nulla. Però credo che se coloro le parti che dovrei colorare, tipo per capirci queste parti qui, eccole queste qua, che sarebbero gli occhi e la parte delle alette, penso che si capisca qualcosa. Sì, perché così non si capisce nulla. E quest'altro è peggio di peggio, perché diciamo che ho scaricato la colla vecchia e quindi non si capisce niente. Vabbè, comunque la forma del gufetto ce l'ha lo stesso. Poi infine vediamo questi altri. Allora, vediamo questi qua. Oh mio Dio, oddio che bello. No vabbè, cos'è? Penso che sia una specie di frutto, un arancio, non lo so cosa sia, però è fenomenale. Guardate con tutti i glitter. Poi se riesco a togliere quest'altro ve lo mostro. No vabbè, è stupenda. Guardate, questa è una casetta di Natale, credo, però in realtà non è che sembri molto, quindi va usata anche benissimo come casetta. E poi ci ho fatto tutte le stelline intorno, che sono andate un pochino sui bordi, ma non fa nulla. E dietro lo sfondo argentato è meraviglioso. Vediamo questo. Oh, questo è stupendo. Solo che praticamente lo sticker, essendo plastificato, di fianco ha la parte trasparente e quindi i glitter dietro non si vedono. Invece con la resina questo non succede. Andiamo avanti. Allora, questo è un esperimento. Più che un esperimento mi sono detto vabbè, facciamolo. Praticamente quando ho fatto l'altra volta le creazioni in resina, non so se l'avete viste, vi lascio sempre il video qui, e diciamo che la resina mi è caduta un pochino qui dentro e sta un po' così, diciamo, da pulire. In questo stampo qui aveva fatto una specie di, non so se lo conoscete, ve lo lascio sempre il simbolo, ve lo faccio vedere, dello ying e dello yang, ying yang, non so insomma come si dice, quello tipo metà bianco e metà nero, ecco, e con i due pallini. Allora mi aveva fatto una forma rossa di questo genere e mi sono detto vabbè, mettiamo anche la colla gialla, vediamo che cosa esce. Beh, le mie pazzie, follie, mentre faccio le creazioni e non lo so che cosa sarà uscito, vediamo. Sì, vabbè, innanzitutto resina e colla a caldo, ok, vanno bene insieme, si sono perfettamente amalgamate,
E oddio, non mi dispiace, sembra una specie di dipendente così, tipo una pietra. Ed è malvagia la cosa, in effetti. Ultima creazione. Sì, ultima creazione. Oddio, questo stampo sta uno schifo, devo pulirlo. Sempre sullo stile come prima i libri, gli stessi sticker sono. Questa è una macchina da scrivere con scritto appunto Hello. E per capirci è sullo stesso appunto, gli stessi sticker di questi qua. E quindi niente, questa è l'ultima creazione. Quindi niente ragazzi, queste sono tutte quante le mie creazioni con la colla a caldo. Era da un po' di tempo che non creavo con la colla a caldo. In effetti non è che sono proprio, insomma, bellissime, però devo ritornare ad usarla perché mi piace sempre tantissimo. Le mie preferite sono queste due con i Minion, che adoro particolarmente, e anche perché sono uscite benissimo. Fatemi sapere sempre giù nei commenti qual è quella che vi piace di più. Mi raccomando, lasciatemi tanti like per farmi capire che queste tipologie di video vi piacciono. Io vi mando un grosso bacio, come sempre ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, fate bravi, ciao.